C'è stato qualcosa che già mi conoscevi, che hai visto di Milano, oppure ovviamente. nel senso, Milano alla fine ha stritolato, direi, la rete con la sua fisicità. E credo che proveranno a fare la stessa cosa. Sono tanti, sono grossi. Che tutti dicono che Milano giochi male, anche ieri. Una volta l'ho vista su Sky in diretta tutta e tutti che ne parlavano male anche alla fine, no, gioca male, gioca male, gioca male. Cosa vuol dire giocare male? Infatti appunto È una cosa così aleatoria che alla fine Milano 8 vinte e 2 perse, ha perso male a Siena, ma Arsenal ci perdono male tutti, mi sembra anche le squadre d'Eurolega, quindi giocare male è una cosa, mi sembra che ci si nasconda dietro delle frasi comuni. Io so che in questa partita ci sono tante cose che noi non possiamo fare, però prendo a prestito una frase di John Wooden, che noi non dobbiamo farci condizionare da quello che non possiamo fare, ma e non dobbiamo fare interferire le cose che non possiamo fare con quelle che possiamo fare. Noi Hawkins non lo possiamo marcare, Pesharo non lo possiamo marcare, se pensiamo a quello non ci presentiamo. Però cerchiamo di guardare le cose che possiamo fare, che è sicuramente una partita di coraggio, una partita in casa con una squadra che perde il suo miglior giocatore e continua a giocare. Poi anche lì, bene o male, molto soggettivo. È una grande occasione. Una grandissima occasione, ma qui bisogna scegliere da che parte del fiume stare. L'ottimista vede un'opportunità in ogni pericolo, il pessimista vede un pericolo in ogni opportunità. Io non so, lascio a chi legge e a chi viene al palazzetto di scegliere. Su cosa si può far leva dalla parte di qua? Ma io credo che la cosa prioritaria è che noi dobbiamo cercare di fare il nostro meglio in qualsiasi condizione e di andare attraverso le avversità, cioè giocare, superare le avversità che la partita ci proporrà, perché ce ne proporrà. Qualsiasi condizione tattica di vantaggio, di Qualsiasi svantaggio. cosa noi dobbiamo giocare e farlo in casa potrebbe essere un aiuto, sarà un aiuto. Io sono convinto che questa partita per molti ha dei significati che esulano da una partita di pallacanestro, perché e io credo che la gente sarà, alla fine se si ferma e ci pensa un attimo, deve essere molto contenta dal fatto che arriviamo a 2 punti da Milano e non è che è la terza giornata. Quindi questa è come quando vai al supermercato, compri quattro cose di una cosa e poi te ne danno, ti porti a casa il premio, perché secondo me è quello che abbiamo fatto prima, non quello che faremo in questa partita. Arrivare a giocare questa partita 2 punti sotto qualifica tantissimo il lavoro che abbiamo fatto prima. Poi questa partita esula da tante cose, che non è una partita normale. Ho visto un po' di statistiche, tutto quanto di Mazzarino, un po' sottotono La palestra è fatta da tanti aspetti. Le paillettes sono i canestri, però le paillettes sono attaccate a un tessuto, a una trama, e lui tutte le altre fasi della trama le ha svolte al meglio delle sue possibilità. Leggasi lo score di AJ E l'ultimo pallone toccato da lui che l'ha fatto finire nell'angolo fuori posizione. L'anno scorso c'era Siena e poi il vuoto, quindi magari qualche
forse era stata anche un po' mascherata dal terzo, secondo e quarto posto di Cantù, a seconda delle fasi. Questo terzo posto invece come va letto quest'anno? Sempre allo stesso modo? Che qualsiasi cosa succeda domenica sera siamo ancora terzi. Quattro punti sulla quarta. Non male.